Pronti a partire? Ehi, Vi. No, non ancora. Carol deve ancora controllare se la Militech ha lasciato qualche ICE nei sistemi. I corporativi non sono passati a reclamarlo? No, credo che siamo riusciti a coprire le nostre tracce. Abbiamo lasciato i camion con quei grossi logo vicino al campo dei Raffel. È stato divertente quasi quanto lasciare un sacchetto di merda di cane fumante davanti alla loro porta. Cazzo, sembra quasi uscito da una campagna delle guerre corporative. Niente male. Tutto a posto, pulito come uno specchio. Ho sempre sognato di provarne uno. Il che è proprio il motivo per cui tanti fessi finivano al fronte. Non c'era neanche bisogno di reclutarli. Bastava mostrargli la tecnologia. Forza, salta su. È tutto pronto. Ok, accendiamolo. Tieniti forte! Cazzo! Non è l'ultimo modello, ma Mitch e Bob hanno fatto il possibile. Che ne pensi? Beh, ora so perché lo definiscono una bara. Lo puoi pilotare direttamente dal sedile. Devi solo connetterti. Ma come? Niente manopole, pulsanti e lucine varie? No, niente. L'impulso arriva direttamente alla corteccia cerebrale. In un certo senso il Basilisk diventa un'estensione del tuo corpo. È come un'unione mistica. Se è così mistico, perché ha un copilota? Per supporto extra? Te lo dirò quando saremo più lontani dal campo. Lo proveremo. Ok. Se vuoi la massima funzionalità in combattimento, serve un'altra persona che si occupi del sovraccarico sensoriale. Un pilota comanda, l'altro gestisce le armi. È stranamente piacevole. Vedrai. Ok, dovrebbe andare. Prima una prova. Per ora mi disconnetto. Non richiede due piloti. Non dovrai pilotare e sparare. Sei pronta? Panam! Tutto normale? La sincronizzazione neurale non è istantanea. Ma non ci mette poi così tanto. Ecco, visto? Ok, comincio a capire cosa intendevi. Scaldati pure. Non preoccuparti, non guardo. Fa un po' di manovre. Sembra di essere in barca. Può superare ogni dosso e tipo di terreno. Va verso... D'accordo, vedo che cominci ad annoiarti. Ora portalo vicino a quelle turbine. Quando te lo dico, gira a destra o a sinistra prima dell'ultima. Ok. Sinistra. Molto bene. Avanti. Ok.
Ottimo. Ora spariamo un po'. Fermati, attivo il sistema. Cosa offre il menu? Frena l'entusiasmo. Il basilisk è più un mezzo da trasporto. Ma potrai comunque divertirti. Bene, spara qui, rottami. Ora mi connetto. Potrebbe sembrarti strano. Che vuoi dire? Tra i piloti deve esserci piena sincronia. I nostri sistemi nervosi saranno collegati. Ok. È come prenotare una stanza con due letti e trovarsi un matrimoniale con una coperta larga appena per uno. Ok, proviamo. A quanto pare ti conoscerò meglio del previsto. D'accordo. Diciamo solo che all'inizio può essere difficile. Mentre ci sovrapponiamo, percepirai feedback ed echi sensoriali. In combattimento sarà naturale. Mm-hmm. Esatto. Inizio. Cazzo. Ci hanno trovato. Dillo chiaramente. Almeno risparmiami un'altra delle tue prendite. Temo che dovrai sopportarne a me. Perché da oggi sarai tu a guidare questa altro. Io che cosa? Abbiamo un po' di ragione per dirlo, ma mi sbagliavo. Thank you.
giornata interessante. Mi sento come se avessi evitato per un soffio un frontale con un treno. Ci è mancato poco. Non so se ce l'avrei mai fatta senza di te. Ma dai. No, dico sul serio. Ti siamo tutti debitori. Puoi contare sugli Aldecaldo. Sempre. Buona a sapersi. Nessuno dietro al bancone. Così mi piace. Birra? Limonata? Birra. Ai lieti fini. Mi mancheranno le nostre avventure. Anche a me. D'altra parte, chi te lo dice che questa sarà l'ultima? Vi, guardati attorno. Guardali. Potrebbero essere la tua famiglia. Panam, che stai? Resta nel campo. Unisciti a noi. Purtroppo non è così semplice. O lo vuoi oppure no, che c'è di complicato? È questo il problema. Al momento quello che voglio non significa nulla. D'accordo, V. Non dovrei farti proposte bomba in questo momento. Ma pensavo che... non importa. Ci penserò su, te lo prometto. V. Panam. Io... V, rilassati. Va tutto bene. Come ti senti? Cos'è successo? Ricordo che stavamo parlando e poi all'improvviso... Sei svenuta. Completamente. Ti abbiamo portata con noi. Dove? In un posto nuovo. Abbiamo spostato il campo. Non preoccuparti, sei al sicuro qui. Per ora. Oh, V. V, devi dirmi che cosa sta succedendo. Il sangue. Hai perso i sensi per ore. Che cos'hai? Panam, io... sta peggiorando. Ogni giorno che passa. Ok, V, rilassati. Una cosa per volta. Che sta succedendo, esattamente? V, okay. Parlami. Allora, hai mai sentito parlare del Relic? Il dispositivo della Rasaka? Ha qualcosa a che fare con le personalità, vero? Ho visto le pubblicità. Mi sembra una truffa per ricastri, a dire il vero. Non sono cazzate. Ho un biochip nella testa con uno di quei costrutti. E il chip è danneggiato. E allora toglilo! Il chip conteneva un costrutto di personalità che ha attaccato il mio cervello. Non puoi invertire il processo. Fermarlo. Cazzo, non puoi toglierlo dalla testa. È quello che sto cercando di fare. Ma il tempo passa. E ogni giorno è peggio. Cazzo. Cerco solo di conviverci. Di sopravvivere, in realtà. Di certo non ti fa molto bene alla salute.
Devo andare. Mi sento meglio. Davvero. Aspetta. Vengo con te. Mi pareva di aver sentito la sua voce. Ehi, Mitch. Ah, eravamo preoccupati. Mi sono preso cura del tuo mezzo. È laggiù. Ma non ci stai già lasciando, vero? Va tutto bene? Grazie, Mitch. Ma devo proprio andare. Non ti reggi quasi in piedi, V. Mi raccomando, ok? Ricorda, la nostra offerta è sempre valida. Se avrai bisogno di aiuto, gli Aldecaldo saranno qui. Almeno su questo siamo d'accordo. Se hai bisogno di qualcosa, sai dove trovarci. Vuoi che ti accompagni? Conosco questa zona dai tempi dei vecchi percorsi. Siete davvero al sicuro qui? Per ora, sì. La Militech non si spinge fino a qui. E i nostri punti di vedetta sono migliori. V, bentornata nel mondo dei vivi! Era ora che la bella addormentata si svegliasse. Ehi, là! Ma sai, tutto qui è temporaneo. Tutto quanto. Presto dovremo decidere cosa fare. V, tornando a quello che stavamo dicendo, non fingerò di aver capito. Non credo neanche di averlo ancora accettato. Ma dico sul serio, come posso aiutarti? Sinceramente, non ne ho idea. Ma deve esserci qualcosa, qualcuno che può... Ricordi Hellman? Ha creato lui la tecnologia dei costrutti di personalità. Per questo volevi trovarlo. Ma si è rivelato un buco nell'acqua. Ora devo capire cosa fare. Troverai un modo. E quando lo farai, avvisami. Ti aiuterò. Tutta la famiglia ti aiuterà. Sol non stava scherzando, capito? Grazie, Panam.